Buongiorno, questo è Fenaus, voi siete al nuovo appuntamento con la liturgia del giorno lunedì 27 settembre 2021. Riprendiamo con una nuova settimana, la 26esima del tempo ordinario, e riprendiamo il testo di Zaccaria, il testo di Zaccaria che comunque, come accennavo la scorsa settimana, va collocato in due parti un po' differenti e quindi i primi 8 capitoli afferiscono più al V, IV secolo, mentre i capitoli 9 e 14 sono sicuramente più tardi, diciamo III, II secolo. Oggi vediamo la parte finale, di questa prima parte del profeta Zaccaria, direi anche parecchio interessante. Dicevo la parte finale di questi primi 8 capitoli, anche perché i testi di questo periodo, anche di natura profetica, sono testi improntati molto alla speranza, alla ricostruzione e soprattutto a questo universalismo in confronto a Gerusalemme. Il Tempio ha piano piano ripreso quota, è cominciato a diventare un cuore anche dal punto di vista religioso e l'idea del pellegrinaggio a Gerusalemme non è soltanto più di carattere, diciamo, anche fisico, ma anche spirituale. Nasce davvero una spiritualità più universalistica della città santa. E qui noi abbiamo un esempio nel testo di Zaccaria. Infatti dice, così dice il Signore, sono molto geloso di Sion, un grande ardore mi infiamma per lei. Tornerò a Sion e dimorerò a Gerusalemme. Gerusalemme sarà chiamata città fedele e il monte del Signore monte santo. Così dice il Signore, vecchi e giovani siederanno ancora nelle piazze di Gerusalemme, ognuno con il bastone in mano per la loro longevità. Pensate che dopo ovviamente anche la furia della guerra, dell'oppressione, eccetera, il diventare vecchi indica anche l'immagine di una vita sazia, piena di giorni. Le piazze delle città formicoleranno di fanciulli, quindi anche di un grande avvenire, che giocheranno nelle sue piazze, la spensieratezza, quindi è l'idea dello shalom, della pace. Così dice il Signore degli eserciti, se questo sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo, in quei giorni sarà impossibile anche ai miei occhi, così dice il Signore, ecco io salvo il mio popolo. Li ricondurrò ad abitare Gerusalemme, saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio nella fedeltà e nella giustizia. E quindi anche in un'alleanza realizzata che evidentemente porterà ad esperire la pienezza della benedizione del Signore, quello che sempre ovviamente il Signore aveva promesso al suo popolo e aveva promesso addirittura fin da Abramo, ti benedirò molto. Il Salmo 101-102 è abbastanza famoso questo Salmo. E indica come buon commento a questa lettura di Zaccaria un orientamento spirituale. Le genti temeranno il nome del Signore, tutti i re della terra la tua gloria, quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Questo si scriva per la generazione futura e un popolo da lui creato darà lode al Signore. I figli dei tuoi servi avranno una dimora, quindi addirittura tutti quelli che afferiscono anche a te, la loro stirpe vivrà sicura alla tua presenza, perché si proclama in Sion il nome del Signore. Il Vangelo, siamo verso la fine del capitolo 9, e ci propone un'interessante riflessione che noi agganciamo al secondo annuncio di passione che abbiamo letto, se ricordate, sabato scorso. Il testo è anche breve, ma lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli rispose: Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi.
Il testo del Vangelo oggi è molto breve. C'è una questione familiare all'interno dei discepoli che ascoltiamo subito. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli, chi fosse tra di loro il più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro. Guardate, testi che noi conosciamo bene, che abbiamo commentato tante volte, ma che vorrei sottolineare da un certo punto di vista oggi. E cioè, badate bene la strategia educativa di Gesù. Questi discutono fra chi è più grande. Primo, Gesù non dorme. Vede come gli apostoli si stanno muovendo, che cosa stanno facendo, come lo stanno seguendo. Tanto è vero che il testo annota conoscendo il pensiero del loro cuore, quindi vuol dire che stavano discutendo di chi fosse il più grande, ma non apertamente, soprattutto non davanti a Gesù. Secondo atteggiamento, Gesù prende l'esempio, tira fuori qualcosa che è nascosto, ma reale, che sta muovendo, che sta distraendo profondamente i discepoli dal percorso verso Gerusalemme, che Gesù invece gli vuol far fare, e ponendolo nel mezzo disse: chi accoglierà questo bambino nel mio nome accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato, chi è infatti il più piccolo fra tutti voi, questo è grande. Gesù porta all'evidenza l'ipocrisia. L'ipocrisia di vedere o di seguire meglio un maestro che sta andando verso un compimento complesso e difficile con qualcosa che è sognare, no? È alienarsi dalla vita, pensare che si diventerà imperatori, re e quant'altro. Ecco, mi pare un elemento di carattere educativo estremamente importante e qui come punto di caduta vi inviterei a riflettere. Soltanto ciò che è vero matura, soltanto ciò che è vero porta frutto, soltanto ciò che è vero educa. Gesù tira fuori quella che in quel momento è l'ipocrisia e affronta il problema, non lo nasconde sotto il tappeto, non fa finta di no. I modelli educativi che alle volte abbiamo possono essere simili a questo, ma anche molto dissimili da questo. Per esempio, la giustificazione, il riconciliarsi con la verità, in quel momento anche contraddittoria, è un riposizionarsi, un rimettersi al centro del cammino di Gesù. E Gesù allora lascia, o meglio, perde il tempo, ma seguendo i suoi discepoli, conoscendo nel suo cuore la situazione, perché appunto gli sta dirigendo. Gesù non è dunque un maestro che comunica soltanto delle verità, ma è un maestro che accompagna il percorso educativo e anche di crescita, ovviamente, di persone, di vite, anche di coloro che con sincerità lo hanno seguito, lasciando magari veramente tutto. Il cammino di crescita è un cammino dunque articolato che richiede una guida attenta e verace. Il secondo elemento è di natura più teoretica, direi, sull'episodio, ma importante. Giovanni prese la parola dicendo: maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi? Ma Gesù gli rispose: non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Ci sono due insegnamenti in questa risposta di Gesù e sono interessanti, forse tre. Primo, non si arrabbia. Secondo, dice a Giovanni che lui non è venuto a fare i gruppetti, i partiti, le correnti. Lui è un maestro per tutti. Anche quelli che all'esterno sembrerebbero non apparire come suoi discepoli, non aver fatto almeno la scelta pubblica del discepolato. E il secondo insegnamento è gli fa ragionare: chi non è contro di voi è per voi. Cioè, non andate a cercare fantasmi, cioè non riducete così, a livello così piccolo, quello del vostro cervello, il ragionamento, perché potreste veramente andare molto molto lontano. E allora capite che
c'è poco da fare, il lavoro sulle nostre paure è un lavoro fondamentale da fare. Le nostre paure sono un po' come le onde dal mare, ci travolgono, o impariamo a riconoscerle, a gestirle e a evitarle, qualche volta ad affrontarle anche, ma nel giusto modo, o altrimenti ne siamo completamente vinti. Qualche volta per paura siamo totalmente irriflessivi, devo fare questa cosa, devo fare questa cosa, chiedi perché, ecco, non ti sa rispondere, come mai? Capite? Perché la paura ha preso tutto, il suo cuore, il suo intelletto, la sua azione. Ecco, Gesù invita a mostrare in un modello educativo il percorso veritativo, anche se può diventare conflittuale, e invita a ragionare in un modo molto più aperto e non ristretto a quelle piccole cose che sono le nostre compagnie. Sono un po' troppo piccole, ecco. E quindi l'importante è che il bene sia compiuto, e quel bene può provenire anche da dove magari non lo si immaginava, ma questo non significa che rimanga ovviamente bene. Abbiamo finito, vi invito oggi ad ascoltare una nuova rubrica che ha a cura di Chiara Mariotti, che è Coffee Break, che è in uscita alle 10.30. Non la perdete. Intanto io vi saluto e vi do appuntamento. A domani.